Questo programma è offerto da Prato Service. Oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service. Telefono 0574 26 702. C'era una volta il monopolio dell'energia. Poi è arrivato il mercato libero. Una selva di offerte ricca di insidie, dove non è facile districarsi. Ma oggi con Multienergia hai la garanzia di avere tariffe sempre convenienti con la massima trasparenza. Vai su multienergia.com. Puoi risparmiare fino al 30% sulla tua bolletta gas e luce e i nuovi clienti hanno subito in omaggio fino a 50 euro in buoni acquisto Decathlon. Multienergia. La trasparenza è la nostra forza. Aspettiamo! Guicciardini, Ausella sopra Vaiano, sta splendida villa che se avete tempo venite a visitare perché è meravigliosa. Poi ha queste splendide cucine e mi hanno detto se volevo venire a cucinare qui le ricettine, io ne ho approfittato, sono venuta e oggi, come tutti i giorni, si fa qualcosina di nuovo, di strizioso e nuovo, però sempre facile. Si fa un umido di fagioli e verdure, quindi sempre adatto per la stagione. E si va a vedere gli ingredienti. Gli ingredienti è ciò: dei fagioli di Spagna già lessati, poi ho delle verdure tipo zucchine, carote, cipolla, un po' di peperone, avevo un po' di zucca, se avete dei broccoli potete mettere broccoli, se avete cavolo lo stesso, le patate, qualsiasi cosa che avete che vi piace, le verdure che vi piacciono di più, se avete la verza potete mettere anche la verza, qualsiasi verdura. Quindi poi del pomodoro, il concentrato, aglio, prezzemolo e poi ho tostato delle fette di pane perché vado ad accompagnarlo e del brodo per allungare durante la cottura. Procediamo, quindi si mette l'olio, si accende il fuoco, il veleno, si prende l'aglio, poi la cipolla, ecco qua, cipolla, e questa preparo nel tempo, si scalda l'olio, avete, io in cucina c'ho la mia coltella preferita, il peperone a dadini, metto, vado a mettere l'aglio, la cipolla, così. Prepariamo anche le carote, questa è una ricetta senza carne, quindi è una ricetta vegetariana, una ricetta vegana.
potete, io ora ho preparato le fettine di pane tostato, però potete mettere anche la polenta tranquillamente. Poi vi ho detto, ho preso fagioli di Spagna perché c'avevo quelli, però se volete potete mettere anche altri fagioli, altri legumi, potete mettere ceci, buoni anche ceci, eh? Ecco qua, questo aggiungo la zucca che avevo precedentemente tagliato a dadini. Peperoni e carota. Zucchine. Ecco qua. L'aglio l'abbiamo già messo, si toglie anche questo. Si prende sapore, si fa un po' soffriggere, un po' stufare le verdure. Si trita grossolanamente un po' di prezzemolo. Così. E si butta anche questo nella padella, così. Sale e pepe. Oh, aiuto! 6 garbi peperoncino, ci potete mettere il peperoncino come sempre. Io allora ho dei pelati, quindi vado a schiacciare un po' i pomodori. Metto i pomodori dentro, così alle verdure, i fagioli che sono già cotti si vanno ad aggiungere a fine cottura, quando proprio alla fine. Metto anche del concentrato di pomodoro. Amalgamo tutto. E poi prendo del brodo vegetale. Copro con il coperchio e lo faccio cuocere e ritirare il sughino. Ci si vede quando. Eccoci qua, siamo addirittura d'arrivo, le verdure sono cotte, si va a mettere i fagioli. I fagioli si girano così. Fa prendere un pochino di sapore e poi si impiatta, che si è fatto veloce questa ricettina, è stata velocissima. Quindi io vi ricordo sempre,
fatemi pulire qui con la carta del Coleschi, che ve lo ricordo, andate a vedere. Anche ora per le feste c'è tante cosine per apparecchiare le vostre tavola, la vostra tavola, per le vostre cene, per i vostri pranzi, visto che si deve stare tutti in famiglia, si fa e si addompa con queste cose colorate, belline, natalizie, e se andate dal Coleschi sarà sempre festa, anche dopo le feste. E per i rifiuti, ve lo ricordate il sito di Alia? Ve lo ricordo, per se non sapete dove smaltire i rifiuti, che avete dei rifiuti particolari, dovete andare sul sito di Alia, che è www.aliaserviziambientali.it, e lì troverete tutte le informazioni, anche dove buttare le padelle. Io do i mestoli che non so dove buttarli, vado sul sito, guardo e vado dove ci sono i centri di raccolta, praticamente ci sono tutti segnati. Quindi ora siamo pronti. Come vi ho detto, ho preparato delle fette di pane. Prendo il piatto, ho preparato delle fette di pane tostato. Se vi piace con l'aglio, agliatelo un po', tipo un bel cacciucco. Ecco qui, prendo. Olio buono, mi raccomando, a crudo. Wow! E un po' di prezzemolino. Così. Bellino, eh? Buono, buono e bellino. Allora, provate anche questa ricettina. Spero proviate le mie ricette. In tanti mi hanno mandato le fotografie delle ricette che avete fatto e sono contentissima. Io rispondo a tutti. Quando volete scrivetemi su Facebook, mandatemele per messaggio e io vi rispondo. Però se volete rivedere le ricette, quelle che non avete capito qualcosa, potete andare sul sito di TV Prato, www.tvprato.it, e cliccate nella sezione programmi in cucina con Diana e ci sono tutte le ricette. Addirittura l'hanno messa anche su YouTube, quindi se andate su YouTube e digitate in cucina con Diana, vi vengono tutte le puntate. Quindi se cercate qualcosa in particolare non vi peritate a scrivermi, io vi rispondo. E sempre su canale 74 del Digitale Terrestre, prima del TG, verso le 13:20 ci sono tutti i giorni. Io ora vi saluto, vi do appuntamento a domani e che dire, se non tutti a tavola. Ciao, un bacione. Però io ora devo assaggiare questo che brucia, non vi bruciate la lingua. Buonissimo, buonissimo. Ciao. Allora. Umido di fagioli e cose. Allora, mi serve poi la ciotolina, quella che ho, quella di cotto. Ma
se no dammi quel piatto lì, guarda, codesto, va, quello lì, no, quello sopra, la scodellina. È un coperchio, mi serve il coperchio, questo. Questo mi sventola, mi strimbella un po'. Che hai? Che hai? Programma è stato offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. C'era una volta il monopolio dell'energia. Poi è arrivato il mercato libero, una selva di offerte ricca di insidie, dove non è facile districarsi. Ma oggi con Multienergia hai la garanzia di avere tariffe sempre convenienti con la massima trasparenza. Vai su multienergia.com. Puoi risparmiare fino al 30% sulla tua bolletta gas e luce e i nuovi clienti hanno subito in omaggio fino a 50 euro in buoni acquisto Decathlon. Multienergia. La trasparenza è la nostra forza. Vi aspettiamo!